sede del San Colombano, con il responsabile del settore giovanile Ettore Vidali. È una novità nel nostro organigramma di istruttori, un istruttore qualificato, Gabriele Ganidi. Do subito un attimo la parola a Ettore Vidali che ci presenta la nuova figura. Buongiorno a tutti. È un ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere e che dà un'ulteriore qualifica al settore giovanile del San Colombano Calcio. E abbiamo un enorme piacere, dopo la Sara Sorrentino, di avere oggi qui Ganini Gabriele, a cui abbiamo fatto non poca corte perché pensavamo proprio con lui di aggiungere qualcosa di importante e arricchire quella che è la formazione dei nostri ragazzi, partendo dall'attività di base con preparatori oltre che allenatori, perché non dimentichiamoci che oltre che essere un insegnante ISEF è un allenatore con una qualifica importante UEFA. Vogliamo andare ad arricchire proprio quella che è la formazione dei nostri piccoli e a dare una qualifica in più anche a tutti gli allenatori che fanno parte dell'attività di base, oltre che del settore giovanile, con un'esperienza e un qualcosa che sicuramente darà lustro a quello che è il fiore all'occhiello del San Colombano, il settore giovanile, partendo proprio dai piccoli. I piccoli che io considero importanti quanto una prima squadra. Cominciamo con i piccoli, però poi la carriera dei nostri piccoli che cresceranno porterà ad avere tanti giocatori verso la prima squadra e porterà anche ad arricchire e a dare un qualcosa in più, oltre che al settore giovanile del San Colombano, anche proprio al paese, alla società stessa. E perché no? A tante magari, come è già stato fatto in precedenza, a tante società professionistiche che ci guardano sempre con molto piacere, ci osservano sempre con un occhio particolare, perché da San Colombano sono sempre usciti ragazzi che sono andati poi in giro per l'Italia in società importanti e che hanno avuto una carriera importante. Però oggi non è il mio, è solo una piccola presentazione. Oggi l'importante è far conoscere e portare a chi ancora non lo conosce Gabriele Ganini, a cui va senz'altro il benvenuto. Ok.